Sono Raffaella Minazzo, lavoro con Webio Film, che è la società di produzione italiana del film Il Supplente. Il Supplente è una coproduzione argentina e italiana e in più con Messico e Spagna. La produzione maggioritaria è quella argentina ed è la produzione anche del regista, che in questo caso ha il ruolo di regista e pittore. Webio Film conosce qualche anno fa appunto la società di produzione perché produce e realizza in Argentina un film di una regista italiana, che è Materna di Mora del Vero. In quell'occasione quindi si stringe un legame con Diego Lerma, il quale poi produce propone il suo progetto alla Viufi. Questo accade nel 2019, il film deve essere girato nel 2020, a causa della pandemia le riprese vengono ritardate, quindi fatte nel 2021-2022. E il film sarà pronto nel settembre del 2022, iniziando il suo giro ai festival. Quindi è una coproduzione che è nata sia per, come dire, l'apprezzamento reciproco delle due produzioni, sia per l'apprezzamento da parte di un film del lavoro di Diego Lerma e in particolare del Supplente, che ci sembrava un film che avesse una storia e un modo di raccontare quella storia assolutamente vicino alla sensibilità non solo italiana ma anche comune agli altri progetti che portiamo avanti. È un film sulla scuola ma con un punto di vista un pochino differente, dove abbiamo un insegnante che decide di dare spazio alla relazione con degli allievi, in particolare con uno, piuttosto che all'esigenza di chiudere il programma scolastico, che è un po' l'ossessione della scuola di questi tempi, no? La mancanza di tempo, dover correre, dover fare. In questo film trova spazio la relazione, la riflessione su qualcosa che non è in un libro di testo. Questa è una cosa che ci piaceva molto, senza arrivare a situazioni drammatiche come questa, un po' la speranza che nella scuola questo spazio ci possa essere e che i docenti da una parte ma anche gli studenti dall'altra possano avere il coraggio di andare a prendere quello spazio lì. Diciamo, i due festival più importanti a cui ho partecipato sono il Toronto Film Festival e il Festival di San Sebastian, e poi il Festival minori. Quindi adesso qua in Italia e a breve speriamo distribuito in sala.